Sono tanti mule per carri non cambiano strada. E non dovete credere che la borghesia sia contenta del mio interventismo. E saringhia! Mi accusa di temerarietà perché ha paura che il proletariato armato si rivolti contro di lei. Questa guerra a cui l'Italia non deve assolutamente restare neutrale darà col sangue alla ruota della storia il movimento. Sarà una guerra rivoluzionaria. È la pace rivoluzionaria. E non dimenticate ben chi ha del ferro a del bar. E neppure Napoleone. Ho fatto questo film ma per una grande emozione che ho, non c'era stato niente di programmatico e neppure di commissionato, una grande emozione quando ho scoperto, perché non la conoscevo, questa relazione privata di Benito Mussolini con una donna, Ida Dal Ser, che lui aveva incontrato a Milano. Lei gestiva un istituto di bellezza, lui era direttore dell'Avanti, un socialista radicale, un rivoluzionario, fortemente antireligioso, antimonarchico, repubblicano, e aveva conosciuto questa donna e con lei ebbe una relazione. È molto importante, questa relazione corrisponde ad un momento piuttosto critico della vita di Benito Mussolini, cioè quando con Sarajevo l'Europa entra in guerra, l'Italia resta a guardare e naturalmente il Partito Socialista dapprima esprime nella sua dirigenza un neutralismo assoluto, cioè a dire il Partito Socialista è contro la guerra in un tempo relativamente breve di alcuni mesi, per una complessa situazione, l'atteggiamento di Benito Mussolini, ma non solo di Benito Mussolini, perché non è che lui sia stato il primo, tanti altri democratici addirittura saranno per l'intervento, se noi pensiamo a Nenni, se noi pensiamo a Albertini, se noi pensiamo persino a Togliatti, se noi pensiamo a Lussu, se noi pensiamo a tanti altri democratici, si cambia, muta, diventa un neutralismo relativo e poi un interventismo. Naturalmente dal momento che il Partito Socialista, la linea del Partito Socialista restava quella del neutralismo assoluto, Benito Mussolini si dimette da direttore dell'Avanti, poi viene espulso dal Partito Socialista e fonda il Popolo d'Italia. In quei mesi, vive questo rapporto con Ida Dal Ser, la quale naturalmente, innamorandosi totalmente e annullandosi in questo rapporto, poiché Mussolini aveva ormai intenzione di fondare un suo giornale, Il Popolo d'Italia, ecco che vende tutti i suoi averi per aiutare. L'amore, la passione, il rapporto coincide anche con un annullamento di se stessa anche come identità sociale. Rimane incinta, nel 15 poi avrà questo figlio, Benito Albino, ma nel frattempo Mussolini, che peraltro conviveva con Rachele Guidi, da cui aveva avuto la prima figlia Edda, in qualche modo nel momento in cui nasce Benito Albino sposa Rachele Guidi, cioè fa capire chiaramente a Ida Dal Ser che non è la donna giusta per lui, che la moglie giusta è Rachele Guidi, la piccola donna di paese, del suo paese, che parla il suo dialetto, non ha importanza se non ha nessuna cultura, però può essere la giusta madre dei suoi figli. E qui incomincia, diciamo, la tragedia di Ida Dal Ser e la persecuzione di Mussolini, in un certo senso, e, che poi andrà avanti fino all'arresto e via dicendo. Però la storia, quella storia d'amore, quella storia che io non conoscevo peraltro, che era stata raccontata brevissimamente
anche da, da De Felice, ma in poche righe. Mi colpì proprio per questa dimensione assoluta di Ida dal sé. Direi quasi, appunto, secondo certi principi surrealisti, no? Pensiamo a Buñuel, a Dreyfus, questo mi colpì molto e fu, diciamo, il motore.